Buonasera a tutti. Diamo inizio ai lavori del nostro convegno che vede l'Umbria e le Marche camminare insieme sulle strade del mondo, o come ci dice Papa Francesco, nelle periferie esistenziali, per annunziare e testimoniare la vita buona del Vangelo e di come la fede in Cristo sia veramente conveniente per il compiersi della vita umana. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Questo convegno, oltre ad essere nel solco del cammino sinodale, si celebra anche all'interno dell'evento di grazia e di misericordia che ieri ha visto la proclamazione della bolla d'indizione del Giubileo dell'anno 2025. Infatti, il tema del nostro convegno prende in prestito un versetto del Salmo 117-118, che celebra proprio la bontà e la misericordia del Signore, essenza e contenuto di ogni Giubileo. Ma come potete vedere, esso termina con un punto interrogativo. Tale punto interrogativo vuole essere da un lato una provocazione, ma dall'altro anche una sfida. I vari interventi, seppur da angolature diverse, cercheranno di essere un tentativo di risposta a tale sfida. Nell'accingermi a dare la parola per i saluti introduttivi e lavori a Monsignor Boccardo, Presidente della Conferenza Episcopale Umbra, a Monsignor Domenico Sorrentino, Delegato della CEU per la Catechesi e Vescovo della Diocesi che ci ospita, e a Don Alberto Zanetti, rappresentanza dell'Ufficio Catechistico Nazionale, desidero ringraziare a nome mio e degli altri organizzatori che sono qui presenti accanto a me in questo tavolo, desidero ringraziare i vescovi delle due regioni che in questa avventura non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e il loro incoraggiamento. Desidero ringraziare tutti voi per la vostra preziosa presenza e per il contributo di idee e di proposte che darete. Siate grati al Signore che in questo cambiamento d'epoca vi ha proprio scelti e chiamati per questa grande impresa. Desidero anche ringraziare i relatori, i moderatori, come pure i facilitatori, e ringraziare anche l'Ufficio Catechistico Nazionale che ha creduto in questa iniziativa di due regioni insieme. Ed infine, come dicono gli inglesi, last but not least, cioè ultimi ma non meno importanti, desidero ringraziare di cuore gli altri due miei compagni di viaggio, Don Emanuele Piazzai, responsabile regionale delle Marche, e la dottoressa Sabrina Guerrini, membro della consulta della CEI, dell'Ufficio Catechistico Nazionale, anche direttore dell'Ufficio Catechistico di Spoleto. Grazie, cara Sabrina e Emanuele, per l'amore e l'energia che avete profuso affinché noi oggi potessimo essere qui a celebrare questo importante evento. E grazie anche per la vostra testimonianza di amore alla Chiesa. E adesso diamo parola a Monsignor Boccardo. Buonasera, buonasera a tutti. A nome dei Vescovi dell'Umbria rivolgo un saluto cordiale di benvenuto a tutti voi, in particolare alle equipe diocesane delle Marche che hanno attraversato la montagna per raggiungere Assisi e a tutti gli Umbri che presso San Francesco trovano sempre la loro casa.
insieme con il saluto di pace e di benedizione, pensando di interpretare anche il sentimento dei vescovi marchigiani, desidero dire a tutti voi, equipe, catechisti, sacerdoti ed altri operatori pastorali, un grande grazie per quello che siete e per quello che fate. Non ignoriamo la fatica e talvolta anche la delusione o frustrazione che accompagna il vostro servizio ecclesiale, ma sappiamo bene anche la dedizione, la generosità, il sacrificio e la passione che impiegate nel raccontare a quanti vi sono affidati la storia di Gesù, affinché la gioia della buona novella sia da tutti conosciuta, sperimentata e amata. Il vostro contributo all'annuncio del Vangelo, insieme con il vostro cammino personale di santità, costituisce un grande dono per la Chiesa, chiamata a custodire la luce del Vangelo, inviata a trasmettere a tutti il fuoco che Gesù ha portato e acceso nel mondo, come ha detto ieri Papa Francesco, consegnando la bolla di indizione del Giubileo 2025. Don Calogero ha già in un qualche modo sottolineato una curiosità, una domanda, cioè: mi hanno sempre insegnato e ho sempre creduto che il Signore è buono, ma vedo che il titolo del convegno sembra mettere in dubbio questa affermazione, aggiungendoci un punto interrogativo. Allora nutro fiducia che domenica, quale frutto del vostro stare insieme, delle vostre riflessioni e condivisioni, possiate farci sapere che se quel punto di domanda debba essere mantenuto, oppure se possiamo continuare a credere serenamente nel nostro Dio, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Dunque aspettiamo il vostro contributo prezioso. Parafrasando le parole di Papa Francesco ancora di ieri, formulo un augurio che vale per il convegno e in particolare per ciascuno di voi personalmente. Con i gesti, con le parole, con le scelte di ogni giorno, con la pazienza di seminare un po' di bellezza e di gentilezza ovunque vi trovate, cantate la speranza, perché la sua melodia faccia vibrare le corde dell'umanità e risvegli nei cuori la gioia e il coraggio dell'incontro con il Signore Gesù, via, verità e vita anche per gli uomini e le donne del terzo millennio. Buon convegno a tutti. Parlo a nome di Francesco d'Assisi e dunque la risposta gliela posso anticipare a Monsignor Boccardo: altissimo, onnipotente, buon Signore, buon Signore. Qui si viene in una città che è tutto uno zampillo di esperienza, di fede. Non parliamo di noi, no, che ci siamo e che ci passiamo, ma delle mura che parlano, delle pietre che continuano a parlare, perché segnate da una testimonianza che ha fatto vibrare il mondo a suo tempo e lo fa ancora vibrare, con flussi sempre nuovi di esperienza che qui arrivano, qui si compongono, qui si articolano e da qui si diramano. E mi pare che non ci sia ambiente più bello e più caldo per poter celebrare un convegno sulla catechesi, che da un'antica tradizione, in realtà non troppo antica, soprattutto del secondo millennio, perché all'inizio non era così, nella voce di Gesù, della Chiesa primitiva, noi siamo portati a collocarla nell'alveo intellettuale. Abbiamo di catechesi e si parla subito, si immagina subito di dover in qualche modo, anche pedagogicamente, puntuale, esperienziale, caldo, quanto si voglia, ma veicolare delle nozioni. E all'inizio non era così, che Gesù non ha fatto una catechesi, Gesù l'ha fatta dando se stesso, parlava con gli apostoli, li ha chiamati, sta dentro una piccola comunità e tutto il suo pensiero e anche il suo cuore e anche i suoi sentimenti sono anche i passi che gli dà per la via della Galilea, la sua mano, anche quella mano che
bussa alla porta di Zaccheo e sta sempre insieme con la sua comunità e dunque vive davvero la veicolazione della sua esperienza del Padre in termini che arricchiscono tutta quanta la nostra umanità e fanno sentire la bontà di Dio in maniera davvero esperienziale. Quando lo incontri Gesù sei costretto a dire: ma Dio è davvero tanto buono. Allora il mio augurio è che in questi giorni di riflessione assisana sulla catechesi, il piano intellettuale, nozionale, che sempre deve esserci, non deve mancare, perché è una struttura, è una dimensione fondamentale dell'essere umano, si possa coniugare qui, in questa città, quasi respirandone la storia e la fede, si possa coniugare con quel volto davvero più esperienziale, completo, complessivo, che non è fatto soltanto di piccoli esperimenti, ma è fatto di unione di animi. E dunque il mio augurio è che sia esperienza di riflessione, ma anche di comunione. E con questo, ecco, dovrei soltanto chiudere: laudate e benedicete mi Signore, ringraziateli e serviteli, come dice Francesco nel Cantico, con grande umiltà. Don Alberto, in rappresentanza dell'Ufficio Catechistico Nazionale. Grazie. È con vero piacere che porto a tutti voi i saluti di Don Valentino Bulgarelli a nome appunto dell'Ufficio Catechistico Nazionale. Devo dire che sono due gli aspetti che hanno fatto maturare la scelta di privilegiare, ecco, dei convegni regionali. Il primo fa riferimento all'esperienza della pandemia e alla rarefazione delle reti di relazione e quindi ci sembrava importante riandare al territorio e cercare anche di vitalizzare, diciamo così, queste reti, come anche nella possibilità di cogliere, ecco, l'occasione di tornare, come si usa dire in questo momento, a camminare insieme, no? Quindi da un lato c'era l'esigenza di favorire, ecco, le reti di relazione del territorio, dall'altro c'è un po' la scadenza dei 10 anni di Incontriamo Gesù, orientamenti per l'annuncio della catechesi in Italia, che ci sembrava chiedesse, ecco, questa scadenza di riportare l'attenzione, ecco, sul modo di fare catechesi, sapendo che 10 anni in questo cambiamento d'epoca hanno un significato particolarmente importante, grande, e quindi l'obiettivo è quello di metterci nuovamente in ascolto del territorio. Non si tratta solo di dire che sono passati 10 anni, ma si tratta anche di dire, rispetto agli orientamenti che abbiamo, cosa il territorio può indicare. E questa è la ragione per cui ad ogni regione è stata anche data la possibilità, ecco, di scegliere il suo tema specifico di approfondimento. In questo momento vuol dire che noi abbiamo in calendario 15 convegni regionali o interregionali come il vostro e sviluppano diversi temi. E questo ci aiuta anche a vedere un dato territorio a cosa in questo momento sta dando, ecco, particolare rilievo. C'è chi si interroga sul catecumenato, chi sul pastorale battesimale, chi sul riferimento al Kerigma, eccetera, no? Quindi anche questo sarà un elemento che di cui faremo tesoro, ecco, capire insieme le riflessioni che i territori producono, ecco, dove in qualche modo ci fanno ci aiutano a riconoscere, insomma, delle tematiche che chiedono ulteriore rilancio e peso. La sottolineatura poi è riguardo appunto il processo, no? Il territorio, vuol dire che poi l'Ufficio Catechistico Nazionale si mette in ascolto e si fa interprete di ciò che nelle diverse regioni d'Italia emerge. E poi da quello che emerge cercheremo di far tesoro a tutti, diciamo così, di quelle altre riflessioni che in questo momento si sviluppano anche in un territorio che non è il vostro, no?
Però ecco, questo per dire che quello che farete qui in questi giorni non riguarda solo voi, appartiene a un progetto nazionale e ha per obiettivo quello di far sì che le vostre riflessioni diventino un tesoro per tutti. Quindi non è sulla responsabilità vostra ciò che porterete a casa per ogni vostra singola chiesa, ma augurandoci che sia ricchezza per ciascuno di voi, sicuramente vorremmo immaginare che diventi un tesoro prezioso per tutti. Per cui ecco, questo l'augurio che vi faccio è assolutamente interessato, ecco, nel senso che non è un augurio solo per voi, ma veramente per che possa arrivare un contributo veramente utile a tutte le chiese che sono in Italia. Ringrazio anche chi organizza, chi si fa insomma così promotore di questa fatica, qualcuno ci trova anche gioia ed è un bel segno, vero Emanuele? L'unica più serena su questo tavolo è Sabrina, siamo contenti perché ha detto subito che premeva per essere lì, Calogero è un po' più, come dire, navigato su queste cose, per cui ci dà sicurezza, no? Ecco, allora, buon convegno, grazie della vostra fatica, ma insomma, se fosse qui Valentino direbbe che avete finalmente iniziato a fare qualcosa, però ecco, va bene. Buon convegno a tutti. Bene, ringraziamo Monsignor Boccardo, Monsignor Sorrentino e Don Alberto Zanetti. Adesso iniziamo con la prima relazione, attraverso la quale entriamo proprio nel vivo del tema del convegno, che ha come titolo «Celebrate il Signore perché è buono» e come sottotitolo «Una comunità che celebra e testimonia il Kerigma». Questa prima relazione ci viene offerta da Monsignor Luciano Paolucci Bedighi, che tratta il tema proprio della comunità. Le nostre comunità celebrano ancora la fede? Quindi una domanda impegnativa, carica di responsabilità, anche di aspettative. Ecco. Passiamo a una breve presentazione di Monsignor Luciano, anche se non ha bisogno, perché di fatto e delle Marche, si trova in Umbria, come Garibaldi, l'eroe di due mondi, quindi l'eroe di due regioni. Quindi molti già lo conoscono, è presbitero della diocesi di Ancona-Osimo, ordinato il 30 settembre del 1995, licenza in teologia pastorale presso la Pontificia Università Salesiana, prima direttore catechistico diocesano e poi regionale. Dopodiché passa all'esperienza educativa dei giovani attraverso l'esperienza in seminario, prima come vicerrettore e poi come rettore, di cui Don Emanuele è stato uno dei suoi seminaristi. Ecco, vediamo i risultati, voglio dire. E infine, vescovo di Gubbio e da poco tempo anche di Città di Castello. E adesso diamo la parola a Don Luciano. Grazie per aver accettato ed essere qui con noi. Non c'era molta scelta veramente, però buonasera a tutti, speriamo di riuscire a tenervi desti questa sera. Probabilmente hanno scelto due vescovi per questo convegno che hanno il doppio passaporto, così che almeno una delle due regioni, affettivamente parlando, ci sostenga, diciamo così. Anche il titolo della relazione che mi è stata affidata porta un punto interrogativo. Le nostre comunità celebrano ancora la fede? Cominciamo dalla fine, così almeno sapete già chi è l'assassino e se uno vuole magari va a dormire prima. La risposta alla domanda del titolo è no, assolutamente no. Le nostre comunità oggi fanno una grande fatica a celebrare la fede. Ma cosa intendiamo quando parliamo di celebrazione della fede? E ancora prima, che significa celebrare? L'etimologia latina del verbo celebrare fa riferimento a frequentare, affollare, essere in un determinato luogo in più per vivere qualcosa insieme. Questo significa essenzialmente celebrare. Poi è chiaro che nella traduzione che coniuga questo verbo con
l'esperienza umana, il verbo celebrare oggi in maniera particolare è attribuito alle cerimonie, soprattutto alle cerimonie liturgiche, quelle che conosciamo noi. Ma in generale celebrare vuol dire festeggiare solennemente, esaltare con lodi, glorificare, onorare, commemorare, acclamare. Ma nell'uso comune ormai viene utilizzato anche per indicare l'espressione e la manifestazione di una certa attenzione e un impegno per qualcosa. Celebrare vuol dire attuare un certo progetto, svolgere, tenere, eseguire, compiere, fare, mettere in pratica. Dunque, nel nostro modo comune di dire, diciamo, si celebra la vita, si celebra il lavoro, si celebra la libertà, si celebra la passione per un aspetto del vivere umano, si celebra la storia, si celebrano le tradizioni, la cultura, si celebra una peculiarità di un popolo o di un territorio, un evento, un processo, celebrare un processo, un anniversario, un personaggio. Ecco, se prendiamo questa accezione ampia, il significato ci permette di intendere anche il celebrare la fede in un senso più ampio. Ed è così che io ho provato a rileggere questa esperienza del celebrare la fede. E allora che cos'è la fede? E cosa significa celebrare la fede? Questo lo sappiamo tutti. Adesso facciamo la prova, vediamo se siete ancora svegli. Io dico una parola magica e voi rispondete. Mistero della fede. Questo è il kerygma. Questo è il cuore della fede. Questo è ciò che si celebra nella liturgia e nella vita della Chiesa. Vedete, ce l'abbiamo chiarissimo. Ma che significa celebrare questo? Se con fede intendiamo l'esperienza scaturita dalla vicenda di Gesù Cristo, e quindi la fede cristiana, cattolica, dobbiamo ricordarci alcune cose. La fede è la relazione di adesione con tutta la vita alla persona di Gesù e al suo annuncio di salvezza, da parte di chi lo ha conosciuto e incontrato personalmente o tramite la parola del Vangelo e la testimonianza dei suoi discepoli di ogni tempo, nel suo essersi rivelato figlio di Dio nella sua Pasqua di morte e risurrezione. Torna il cuore della fede. Adesione che scaturisce nell'appartenenza alla comunità dei credenti, nella ricezione dei sacramenti, in particolare il battesimo, e nella quotidianità di una vita rinnovata e sostenuta da questa relazione. Appartenenza alla comunità dei credenti, sacramenti a partire dal battesimo, vita rinnovata, sostenuta dalla relazione con Gesù. Celebrare la fede, dunque, non significa in primo luogo ed esclusivamente vivere la liturgia cristiana. Si celebra la fede in Gesù Cristo morto e risorto prima di tutto nell'ascolto e nella meditazione della sua parola, come anche nella conoscenza e nell'approfondimento dei misteri della fede. Cuore della vita cristiana è sicuramente la celebrazione liturgica del mistero pasquale, con al centro la celebrazione eucaristica domenicale. E nella liturgia che si attua e si ripresenta continuamente per noi il mistero della Pasqua di Cristo, nel quale siamo coinvolti e salvati. Dalla liturgia scaturisce la grazia dei sacramenti che alimenta la vita spirituale e ci permette di nutrire e rinnovare la nostra fede. La liturgia
con la grazia dei sacramenti, nutre e rinnova la fede, quella fede che è nata dalla parola. Nella vita concreta però siamo chiamati a celebrare la fede che ci ha rinnovati. Perciò si celebra la fede anche nella testimonianza, nei vari aspetti della vita quotidiana. Si celebra la fede anche nella relazione di coppia. Si celebra la fede anche nell'essere genitori. Si celebra la fede andando a lavorare o nella responsabilità civile che ciascuno di noi ha. Si celebra la fede nell'amore di carità verso i fratelli e le sorelle in condizioni di bisogno. Allora celebriamo la fede anche nella vicinanza affettiva alle persone che hanno bisogno, nel servizio generoso e nella condivisione materiale. Anche questo è celebrare la fede. Infine, si celebra la fede nella missione di evangelizzazione verso chi ancora non conosce o non riconosce il Signore Gesù e il suo messaggio di salvezza. Allora, dopo averci detto queste prime cose, ci rifacciamo la domanda. Le nostre comunità celebrano ancora la fede? E qui, sempre per tenervi svegli, vi leggo alcune righe di un documento dei vescovi italiani, quindi una cosa seria, un documento di qualche tempo fa, che ha provato a riflettere su alcune cose. Leggo solo alcune righe. La Chiesa ha nella storia una sua specifica missione, quella di comunicare agli uomini la salvezza annunziata e compiuta dal Cristo. Mezzi fondamentali per il compimento di questa missione sono l'annuncio del Vangelo, la celebrazione dei sacramenti. Sentite come queste due cose vengono dette e tenute insieme. Ancora. Intensa e multiforme è stata l'esperienza di vita cristiana che la Chiesa italiana ha saputo esprimere nei secoli passati, in una società relativamente unitaria e stabile, che essa stessa aveva contribuito a creare e nella quale la quasi totalità dei cittadini e delle istituzioni accettava l'ispirazione cristiana della vita. In questi ultimi tempi però la situazione è un po' diversa ed è molto diverso il volto con cui il nostro paese si presenta. Il fenomeno che più degli altri lo caratterizza è quello della secolarizzazione. Si tratta di un fenomeno che ha remote radici nella storia, anche se sfugge per la sua complessità a una precisa definizione. Quando afferma i giusti valori delle realtà terrene, la secolarizzazione è senz'altro positiva. Troppo spesso però la secolarizzazione diventa secolarismo, perché esaltando eccessivamente le realtà terrene, giunge ad affermare l'autonomia assoluta dei valori umani e a negare i valori della trascendenza in genere e della rivelazione cristiana in particolare. Con la coscienza di nuovo, no scusate, perché salto un po', non è che lo leggo tutto, però il documento è interessante. Di qui la difficoltà a comprendere il disegno di Dio nella storia, ad accettare la sua specificazione, ad avvertire la sua presenza sacramentale nella Chiesa. Poiché l'uomo vive in una città secolare, i grandi momenti della sua esistenza hanno generalmente poco riferimento alle celebrazioni liturgiche, che egli conosce sempre meno, quando non li consideri nulla più di una pratica socioculturale e finisca quindi o con l'abbandonarle o col dar loro assai scarso rilievo nella propria vita. Guardando ora all'azione pastorale con preciso riferimento all'evangelizzazione e alla celebrazione dei sacramenti, non possiamo non constatare che essa oggi richiede per molti versi attente sollecitudini e sapienti aggiornamenti.
la prassi comune e consueta non sembra tener sempre presente quanto sia stretto il nesso che lega inscindibilmente l'evangelizzazione, quindi la fede, ai sacramenti. Troppo spesso i sacramenti sono stati considerati come momenti separati, se non proprio autonomi, con ripercussioni assai negative sulla formazione della coscienza e della mentalità. Essi infatti possono essere indotti a ritenere che altra cosa sia l'annuncio della parola e altra cosa i sacramenti. L'influenza sociale e la tradizione ininterrotta di un paese come il nostro, nel quale quasi tutti i cittadini si dichiarano cristiani e di fatto sono battezzati, favorisce ancora il permanere di una pratica sacramentale. Ma non sapremo dire se tale pratica sia davvero e sempre una consapevole espressione di fede. E permangono anche nel nostro paese solide tradizioni religiose, di cui sarebbe errato non prendere atto. Sono espressioni di fede. Ci chiediamo però se non sia opportuno verificare l'effettiva incidenza di queste tradizioni nella vita dei cristiani. Che documento è? E soprattutto di che anno è? Si accettano scommesse? Come? Documento di base? No. Evangelizzazione e sacramenti, primo piano pastorale della Chiesa italiana 1973. Qualcuno di voi c'era? I vescovi italiani in maniera lucidissima avevano promosso un'inchiesta in tutto il paese e avevano compreso, come già Paolo VI aveva detto sul finire degli anni 60, che il dramma dell'epoca moderna che si stava vivendo era la scissione fra la fede e la vita, la distanza, la divisione e la lontananza fra la fede e la vita. E questa cosa ha una ripercussione drammatica nell'esperienza delle nostre comunità. La nostra proposta di fede in Italia negli ultimi secoli ha privilegiato e messo al centro la celebrazione liturgica e la prassi sacramentale. Il documento dicono che sono inscindibili, necessarie, tutte e due importanti. In Italia abbiamo privilegiato e messo al centro la celebrazione liturgica e la prassi sacramentale, la partecipazione alle liturgie, specialmente la messa domenicale, come elemento necessario per dirsi cristiani. La messa è un precetto, almeno una volta, almeno la comunione a Pasqua, almeno, sentite come piano piano abbiamo ridotto quasi tutta la nostra vita ecclesiale alla messa. Tutto è messa. Qualsiasi cosa facciamo, facciamo una messa. Con la condizione che chi non vive, non partecipa alla liturgia, fondamentalmente non sta vivendo la fede. Abbiamo messo al centro la liturgia, emarginando il resto dell'esperienza cristiana. I sacramenti come passaggi necessari per introdursi alla vita ecclesiale, da riceversi ormai solo in età infantile, come il parallelo spirituale delle tappe di crescita, eliminando l'idea che il percorso della fede è un cammino che dura tutta la vita e arriva alla sua maturazione, portandone i frutti, solo in età adulta. Questo allontanamento, per non dire separazione, tra la vita ordinaria e ciò che si celebra nella liturgia, è però all'origine dell'impoverimento, dell'incomprensione, della partecipazione passiva, della parziale infruttuosità e dell'isolamento e finanche dell'abbandono della celebrazione da parte di molti battezzati. Quando tu riduci tutto a messa,
o a celebrazione dei sacramenti, a un certo punto non si capisce più neanche che cosa sono e a che cosa servono. Tanto che il rischio è che ciò che c'è prima e ciò che c'è dopo non viene assolutamente toccato e condizionato da ciò che si celebra. E ciò che si celebra è il cuore dell'esperienza cristiana. Vi leggo un altro testo, ma stavolta vi dico subito cos'è, almeno state tranquilli. Sacrosantum Concilium, Concilio Vaticano II. La Sacra Liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. Infatti, prima che gli uomini possano accostarsi alla liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e alla conversione, se no cosa celebrano? Sapete, no? Quella persona che torna dopo 20 anni di lontananza, va dal parroco e dice: io vorrei riavvicinarmi, cosa posso fare? Va alla messa. No, però io è tanto che vorrei magari prima, no? So, potresti fare la catechista. Questa cosa migliore è questa. Deve inoltre disporli ai sacramenti e incitarli a tutte le opere di carità, di pietà e di apostolato. La liturgia ha bisogno della fede, della conversione prima, e dispone i cuori dei fedeli a vivere la vita cristiana nelle opere di carità, di pietà e di apostolato. Ora, la liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa, ma ne è il cuore. E quando ne è il cuore, la Sacrosantum Concilium usa un'espressione bellissima che ogni tanto qualcuno usa per parlare dell'importanza della liturgia. Non di meno, la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. La liturgia è culmine e fonte della vita della Chiesa. Solo che spesso questa espressione, che è tipica dei liturgisti, la usiamo solo per dire quanto è importante la liturgia. Ma questa espressione dice un'altra cosa. Dice che la liturgia è il cuore di un percorso, è il culmine di un percorso ed è la fonte da cui parte un altro percorso. Il lavoro apostolico, infatti, la vita pastorale, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, quindi c'è un prima, si riuniscono in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendono parte al sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta la liturgia spinge i fedeli, nutriti dai sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione, la nostra comunione ecclesiale, prega affinché esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede e la rinnovazione poi dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'Eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo. Allora va bene che la liturgia è il cuore, ma alla liturgia bisogna arrivarci, alla celebrazione del mistero pasquale nella liturgia bisogna arrivarci, c'è tutto un prima e poi c'è tutto un dopo. Se al centro della vita della Chiesa sta la celebrazione liturgica del mistero della fede, essa però, per non essere staccata dal resto della vita e dell'esperienza della fede, necessita di un prima e di un dopo. Se è il culmine della vita cristiana, vuol dire che prima c'è un cammino che gradualmente vi conduce e ne prepara una partecipazione attiva. È attiva la partecipazione alle nostre liturgie? È tutto il percorso dell'incontro con Gesù nel Vangelo attraverso l'accoglienza e la guida di una comunità di fratelli e sorelle, la conoscenza del progetto di salvezza di Dio Padre, l'attuazione di questo nella Pasqua di Cristo e la chiamata personale a farne parte attraverso il dono dello Spirito Santo, l'esperienza della conversione
è il desiderio del battesimo e dell'appartenenza alla Chiesa. Diversamente, la quotidianità va da sé e la celebrazione dei misteri rimane una parentesi sterile. Entro e esco e non è cambiato niente. Se la liturgia è fonte della vita cristiana, allora occorre prendersi cura che i frutti della Pasqua per ciascuno di noi maturino nella vita ordinaria e divengano seme di novità per altri fratelli e sorelle. Solo dalla sorgente della celebrazione pasquale può scaturire per la nostra vita quella trasfigurazione esistenziale per la quale diventa possibile vivere il Vangelo ogni giorno e rendere ragione della speranza che dona con una testimonianza di carità fraterna. Diversamente, dopo aver celebrato il grande mistero della misericordia divina che tutto salva e redime, i giorni scorrono anonimi e scoloriti, senza vita, senza differenza da quelli di chi non crede. Prima della celebrazione liturgica c'è necessariamente l'evangelizzazione e la catechesi, che introducono e preparano la celebrazione comunitaria del mistero pasquale. E dopo l'assemblea liturgica c'è la testimonianza, la missione e la carità con cui condividiamo i frutti della celebrazione. Quindi il nostro problema, il problema del perché le nostre comunità fanno una grande fatica a celebrare la fede, è perché manca un prima e un dopo della celebrazione. E se manca un prima e un dopo, la celebrazione rimane un unicum staccato dalla vita, incomprensibile per chi è lontano. Una ragazza di 16 anni mi ha detto: ma perché devo andare alla messa? A me non mi serve. È inefficace per chi lo vive costantemente. Sapete, oggi spesso si dice: la liturgia è incomprensibile, andrebbe cambiato il linguaggio, bisogna ammodernarla perché altrimenti i giovani non la capiscono. Io non ci credo a questa cosa, perché tutto il linguaggio della liturgia, lo schema rituale che la liturgia usa, è tutto compreso nella storia della salvezza e nella rivelazione. Ma se uno non conosce la rivelazione, se uno non ha incontrato il Vangelo, se uno non ha compreso la Pasqua di Cristo, certo che non capisce la liturgia. E non è un problema di parole difficili. Oggi noi siamo in un mondo in cui tutti impariamo parole difficili. Quante parole usiamo che non sono le nostre, che l'anno scorso non conoscevamo? Ma siccome servono, incidono sulla vita, le impariamo, anche noi vecchi. Io sono boomer. Che vuol dire? Quindi secondo me il problema è qui, nell'aver ridotto l'esperienza cristiana sola, quasi totalmente, alla celebrazione liturgica e ai sacramenti. Attenti, e questo non dice: ah, che bello, allora le nostre liturgie sono meravigliose. No, peggio. Che cosa è successo? Siccome abbiamo ridotto tutto e abbiamo costretto quasi tutto dentro la celebrazione ormai non si capisce più. Guardate come abbiamo ridotto le nostre celebrazioni. I canti, come li scegliamo, come li cantiamo. I preti che predicano 5 volte durante la messa. Spiegano i segni. Ora accendiamo le candele perché sopra l'altare ci sono. I segni non vanno spiegati. Cioè, abbiamo costretto a partecipare ai bambini alla messa e alla fine, perché siccome c'erano sostanzialmente solo i bambini alla messa, abbiamo dovuto ridurre la messa a un livello di bambini. Le nostre liturgie sono infantili spesso. Ha senso in una liturgia far leggere le preghiere dei fedeli ai bambini?
Allora l'ultima cosa che mi è capitata è una bambina alta così che va a leggere la sua preghiera dei fedeli, arriva Lambone e Lambone aveva il microfono alto. Allora arriva la catechista prontamente e abbassa il microfono. Poi siccome il microfono per quanto abbassato non arrivava alla bambina, prende la bambina e la alza così. Cioè noi stiamo veramente distruggendo la celebrazione liturgica per riuscire a starci dentro. E poi ci mettiamo di tutto. I nostri offertori sono meravigliosi. Noi andiamo da Gesù e diciamo: Signore, ti offriamo la parola di Dio. Il Signore dice: oh, questa è nuova, non la sapevo. Interessante. Cioè, veramente, il linguaggio della liturgia è un linguaggio spirituale, profondissimo, che coinvolge. Non abbiamo bisogno di spiegarla, ma siccome non la comprendiamo più, che cosa stiamo facendo nella liturgia? Ci stiamo aggiungendo dei pezzi. Ci stiamo inventando nuovi segni, nuove orazioni, nuove spiegazioni. Ma la liturgia è quella. La bellezza del rito è quello lì. E basta, non ne dico altro perché sennò i parroci che si lamentano. Però vi leggo un altro testo. Ci siete ancora? Ve lo dico dopo che cos'è. Però è più moderno. Comunicare il Vangelo è per la Chiesa il compito primario e fondamentale. È la grazia più grande e la sua più vera e intima identità. Avete sentito all'inizio? Comunicare il Vangelo è l'identità della Chiesa. La consapevolezza del primato dell'evangelizzazione si è fatta negli ultimi decenni sempre più chiara nelle nostre comunità, vero? E mentre ha prodotto una salutare inquietudine di fronte ai radicali cambiamenti della società e della cultura, siamo tutti inquieti, ha impresso una marcata connotazione missionaria a tutta la vita e l'azione della Chiesa. Quindi che stiamo a fare qui? Cioè, è già tutto fatto. Certamente questa conversione della pastorale non può limitarsi a coloro che non hanno ancora ricevuto l'annuncio del Vangelo, ma esige una rinnovata e sempre più convinta attenzione a tutti i battezzati, a cominciare da coloro che, pur non avendo rinnegato formalmente il battesimo, vivono un fragile rapporto con la Chiesa e devono quindi essere interpellati di nuovo dal Santo Vangelo di Gesù per riscoprirne la bellezza e la forza trasformante. In modo puntuale e concreto, in questo documento, poi vi dico che documento è, vengono offerte precise indicazioni volte a far maturare nella comunità cristiana un'apertura missionaria e un ascolto attento e disponibile delle domande ad essa rivolte, ispirandosi al modello catecumenale. Cioè al modello del catecumenato antico o del catecumenato degli adulti, come paradigma dell'azione pastorale. La pubblicazione di questo documento sull'iniziazione cristiana potrà aiutare le nostre chiese a operare quei cambiamenti ormai indifferibili e sempre più urgenti per comunicare il Vangelo, talmente indifferibili e sempre più urgenti che questo documento è del 2003. L'iniziazione cristiana non è tanto un settore della pastorale, quanto il suo modello ispiratore e il suo paradigma esemplare. Guardate, queste parole, se le lasciamo passare, non servono a niente, ma hanno una potenza esplosiva. L'iniziazione cristiana, intesa come quella relativa al catecumenato degli adulti, non è tanto un settore della pastorale, quanto il suo modello ispiratore e il suo paradigma esemplare.
Questa è la terza nota sull'iniziazione cristiana della CEI, quella rivolta, la prima era al catecumenato degli adulti, la seconda è quella del 99 sul catecumenato dei ragazzi, e questa è quella sul risveglio della fede degli adulti che, pur avendo già ricevuto il battesimo, magari si sono allontanati dalla Chiesa. Ne fa il paradigma esemplare di tutta la pastorale e della conversione missionaria della Chiesa. La conclusione è un po' allegra. Da tempo la Chiesa italiana ha operato la scelta qualificante di passare a una pastorale di missione permanente. Vero? Questo l'abbiamo fatto, quindi adesso possiamo andare avanti. Ci auguriamo di andare un po' meglio. Vado verso la fine, abbiate pazienza. Se la liturgia è al centro della vita e del cammino della comunità ecclesiale, però il primato è dell'evangelizzazione. Annunciare il Vangelo è la missione della Chiesa, compito primario e fondamentale. Viene prima e non può mancare. Senza la conoscenza e l'accoglienza del Vangelo, il cammino della fede si ferma. E non introduce alla vita della Chiesa e dunque neanche alla liturgia. La pastorale della Chiesa altro non è che la missione di annunciare Gesù Cristo. Perciò tutta la pastorale ha il suo modello ispiratore e il suo paradigma esemplare nell'iniziazione cristiana, nel catecumenato. A maggior ragione oggi, in una situazione socioculturale che richiede un rilancio dell'azione missionaria della Chiesa, vi ricordate la nuova evangelizzazione? Ci siamo andati avanti per 27 anni. La rievangelizzazione, la svolta missionaria, di espressioni ne abbiamo usate tante. Per cui occorre mettere in campo una conversione della pastorale. Però c'è un problema. Perché non ci siamo riusciti in tanti anni? Perché queste cose ce le siamo dette 50 anni fa, ce le siamo ridette 20 anni fa e non riusciamo a fare questa svolta? Perché? Questo è chiarissimo. Sono documenti ecclesiali, quindi sono cose certe, chiare, luminose. Perché? Il problema sta nel fatto che nessuno di noi ha ricevuto la fede in questo modo. Noi siamo stati iniziati alla fede, non siamo stati iniziati alla fede, siamo stati socializzati alla religione. Non abbiamo esperienza di una conversione suscitata dalla parola nell'incontro con una comunità. Non sappiamo come si fa e non sappiamo come si propone. E peggio ancora, continuiamo a dare per scontata la fede degli altri. Voi vi chiedete perché la celebrazione del Triduo Pasquale per la maggioranza delle nostre comunità si ferma al Venerdì Santo. Chi ha ricevuto un annuncio di fede e ha fatto un incontro con Gesù risorto, che ha trasformato la sua vita e l'ha riempita della gioia del Vangelo, non può fare a meno di raccontarlo a chi incontra. Gli Atti degli Apostoli di questi 50 giorni pasquali ce lo dicono tutti i giorni, no? Noi non possiamo tacere. Altro che devi andare alla messa. Cioè, la fede scaturita da questo incontro con Gesù risorto ha la necessità di celebrare il mistero pasquale. E da quella grazia e da quella forza del mistero pasquale, e solo da lì scaturisce la carità, la testimonianza, l'annuncio missionario. Ma, è davvero la fine, ma il nostro titolo contiene un altro elemento, che è ancora più importante di tutti quelli che fino ad ora
sono stati considerati. Il nostro dito dice le nostre comunità. Ecco, la domanda a questo soggetto non a caso. L'esperienza della fede, la vita cristiana e la sua celebrazione non ci sarebbero se non ci fosse una comunità che ne è protagonista. Anzi, l'esistenza o meno di una comunità reale e la sua salute sono elementi fondamentali che condizionano la qualità e la fecondità della vita nella fede. La novità di vita che scaturisce dalla Pasqua di Cristo è un'esperienza eminentemente ecclesiale. L'appartenenza alla comunità e la vita ecclesiale è la prova del nove della fede. Quando uno dice, ah sì sì, io credo, prego, ma no, ogni tanto. E è la Chiesa che annuncia ed evangelizza, accoglie, integra e accompagna i nuovi credenti. È convocata dalla parola, ascoltata e meditata, e si raccoglie attorno all'altare per celebrare i sacramenti. Vive la comunione fraterna, l'amore di misericordia e la carità di condivisione. Ed infine, è sempre solo la comunità ecclesiale che è inviata nel mondo a portare a tutti l'annuncio del Signore risorto. E qui il testo lo conoscete. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto, cioè mentre loro facevano questo, il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Il contesto della celebrazione della fede dunque non può che essere quello della fraternità cristiana, generata dalla parola, che dà vita alla comunità del popolo di Dio, in cui si vive e si celebra il mistero della fede e dove si accoglie chi si avvicina al Signore Gesù per grazia dello Spirito Santo. Perché sia possibile celebrare la fede ancora oggi, occorre la presenza di una comunità di sorelle e di fratelli accomunati dalla fede in Gesù risorto. Perché dico questo? Perché la maggioranza delle nostre comunità sono nate su un impianto sociale. Gran parte delle nostre parrocchie, specialmente le parrocchie di paese, hanno vissuto per un tempo lunghissimo l'identificazione tra la comunità cristiana e la comunità sociale. E questo legame, che per certi versi è anche molto bello e positivo, nel momento in cui molti non vivono più la fede, diventa pericoloso. Perché non si capisce più qual è il criterio e il centro dell'appartenenza. Perché chi è la comunità cristiana? Chi fa parte della comunità cristiana? Chi vive la fede? L'urgenza della missione evangelizzatrice della Chiesa oggi, perciò, è proprio quella di risvegliare la fede delle nostre comunità. E qui però a un certo punto ho pensato, ho detto, non è vero. Nel senso che ci possiamo provare a risvegliare la fede delle nostre comunità attuali. Ma se ricominciamo dall'annuncio della parola e se la proposta è quella del percorso catecumenale dell'iniziazione cristiana, allora forse più che risvegliare le nostre comunità, noi siamo chiamati a generare nuove comunità a partire dal Vangelo. Questo è un punto critico, perché noi stiamo facendo di tutto per salvare il salvabile.
stiamo portando avanti delle pastorali che cercano di custodire tutto quello che c'era. Poi vorremmo fare qualcosa di nuovo, ma non ci riesce più perché abbiamo finito le energie per custodire tutto quello che c'era. E invece secondo me bisogna avere il coraggio di mettere in campo, senza escludere nessuno, senza mortificare nessuno, senza accompagnando anche un certo tipo di cristianesimo che evidentemente sta morendo, ma è necessario generare nuove comunità e solo il Vangelo può generarle, perché possano riscoprire la gioia della vita nuova nella Pasqua di Cristo vissuta nella fraternità ecclesiale e con la loro testimonianza di vita tornare ad annunciare agli uomini e alle donne del mondo la novità della risurrezione, pronti ad accogliere coloro che da questo annuncio vengono convocati e uniti ad essa dallo Spirito Santo. Amen. Bene, ringraziamo Don Luciano per la sua riflessione profonda e anche ampia, che apre tanti spazi di riflessione. Abbiamo 10 minuti a disposizione per un eventuale scambio da sottoporre a Don Luciano attraverso domande, osservazioni, chiarimenti. Ecco, io direi di fare in questo modo, essendo che abbiamo l'unico microfono. Marco. Raccogliamo un paio di domande, 2 o 3 domande, almeno come primo blocco, così poi restituisce il microfono e Don Luciano risponde. Quindi, chi vuole liberamente alza la mano, così Marco porta il microfono. Anna Paola, forse l'ora tarda non mi ha permesso di capire bene l'ultimo passaggio. Sulla sovrapposizione tra la comunità cristiana di fede e sociale. Ma d'altra parte l'esperienza di Gesù non si innesta in una socialità in qualche modo già costituita, certo la rinnova, no? Le dà nuovo vigore, ma in qualche modo la completa, la porta a compimento. Quindi non so se ho capito bene, ma non vedrei una divisione totale, insomma, o una sovrapposizione negativa, o un cammino in qualche modo intersecato che possa portare difficoltà. Ecco, questo è il punto, forse più che una domanda è un chiarimento. Giancarlo, volevo chiedere, ma l'annuncio chi lo deve fare, i preti o i laici? I suoi. Don Matteo Fano, oltre le 3.000 domande che si potrebbero fare, giusto una provocazione. Se bisogna allargare al prima e al dopo, la celebrazione è il tutto, il prima, il durante e il dopo, il centro diciamo nella liturgia, ma c'è il prima dell'annuncio e poi della testimonianza. Conosciamo bene la forma liturgica, abbiamo il libro, abbiamo il rito, abbiamo i ministri. Quali sono le forme del prima e le forme del dopo? C'è bisogno di forme, di istituzioni, di strutture? Secondo me sì, non ci sono. L'unica forma del prima che conosciamo è il catechismo, che sappiamo infantilizzato,
poi ci siamo inventati il biblico per martoriare la testa di tanta gente e andare la sera alle 21 in parrocchia a sfinirsi. Altre forme? Le forme del poi quali sono? Sono le associazioni, certe associazioni cattoliche che diventano più fondamentalismi cattolici, che poi alzano la voce e non permettono una vera testimonianza ordinaria. Ecco, le forme, le istituzioni, le strutture che ci permettono di, non ci sono, secondo me, ma ci dovrebbero essere, da inventare forse, o si rischia di cadere in quelle forme di comunitarismo per cui devi fare tutto in comunità, tutto in parrocchia, devi essere lì a fare qualcosa per forza. Non abbiamo le strutture. Leonardo, sulla generare nuove comunità, no? Sicuramente di persone nuove, perché le generazioni vanno avanti. Ci sono i ragazzi che crescono e quindi le nuove comunità saranno generate da persone nuove. Ha parlato della liturgia, del prima della liturgia e dopo la liturgia. Io provengo da una famiglia cattolica, come penso tantissimi qui, e la prima esperienza è stata in famiglia, in casa, dove mi veniva trasmesso la religione e anche un pizzico di liturgia attraverso le preghiere e poi si andava a messa. Nel generare nuove comunità, mi ricollego un po' a quello di prima, dobbiamo andare in parrocchia, dobbiamo fare tutto in parrocchia, ma il supporto alle famiglie, perché oggi le famiglie che trasmettono la fede sono sempre meno. Nel creare una nuova comunità si pensa di supportare anche l'ambiente familiare. Anna Paola. Anna Paola. No, non mettevo in discussione la positività, l'importanza della socialità e il fatto che il Vangelo va annunciato ovviamente in mezzo alla comunità degli uomini. Facevo riferimento all'esperienza del cristianesimo italiano, tipica del cristianesimo italiano, che nel momento in cui tutti eravamo battezzati, tutti nascevamo in famiglie cattoliche, tutti partecipavamo alla vita della Chiesa, molte dimensioni che sono squisitamente sociali, quindi civili, quindi non necessariamente legate a un cammino di fede, si sono sovrapposte, no? E questo, che c'era questa comunità ampia e questo orizzonte condiviso di religiosità, andava bene. Oggi ci ritroviamo che noi abbiamo delle realtà parrocchiali soprattutto, in cui è più forte la proloco che l'azione cattolica. Perché? Perché la festa, la sagra. Esatto, no? È la veglia pasquale, invece quelli che cuociono le salsicce non ci vanno. Va bene, è giusto così, però bisogna anche rispettare che la fede sia un'esperienza libera e responsabile, e questo è tipico degli adulti, però non è tipico dei bambini, quindi era questa la cosa. Giancarlo, chi fa l'annuncio? Allora, l'annuncio può farlo solo chi l'ha ricevuto e ne vive, quindi non ci sono categorie all'interno della Chiesa, ma il soggetto dell'evangelizzazione è la comunità cristiana. Nessuno dentro la comunità cristiana ha un titolo esclusivo per annunciare il Vangelo. Chiaro che ognuno ce lo avrà in maniera peculiare per il tipo di vocazione che ha ricevuto, ma di fatto, come ci raccontano gli Atti degli Apostoli, era la comunità, era l'esperienza della fraternità cristiana nata dalla risurrezione di Gesù che attraeva gli altri e quindi diventava motivo di conversione. Quindi tutti. Il problema vero è
che annuncia il Vangelo solo chi lo ha ricevuto e ne vive, no? Quando a noi preti ci dicono: ah, ma no, questa è una cosa vostra, siete voi che dovete fare cose, noi non è così, o è così perché probabilmente quella fede che è stata ricevuta non è maturata fino al punto di diventare fede donata. Ma San Giovanni Paolo II diceva che la fede si rafforza donandola. Quindi vuol dire che c'è a un certo punto un livello di esperienza di fede che ti fa diventare generativo, cioè è un po' come la vita normale, no? La fecondità arriva nell'età adulta, quando io in qualche modo riconosco il bene ricevuto e sento il desiderio di donarlo. Don Matteo. Per il prima, io ho provato a dirlo con chiarezza, la Chiesa italiana mi sembra che almeno a livello teorico ci crede, noi facciamo una grande fatica, ma la forma del catecumenato degli adulti è chiara, poi va adattata, poi va ripensata, però l'idea che oggi abbiamo bisogno di riprendere in mano un itinerario come quello per gli adulti, questo a me sembra evidente, e c'è già, perché questa è della Chiesa, non è di qualcun altro. Tra l'altro, l'itinerario catecumenale per gli adulti non è di nessuno, è della Chiesa. Non è di qualche associazione o movimento. E quindi sarebbe il percorso più naturale da rimettere in gioco. Sul dopo c'ho qualche dubbio. Sul dopo c'ho qualche dubbio perché? Perché sul ciò che scaturisce dalla grazia della celebrazione liturgica, e io dicevo la testimonianza della vita, la carità di condivisione e la missione evangelizzatrice, queste tre cose in realtà possono avere forme molto diverse. Per esempio, ha citato Leonardo le famiglie, io credo che laddove ci sono ancora famiglie che sono disponibili a crescere nella fede e sono aiutate dalla comunità a crescere nella fede, quelle famiglie sono le migliori annunciatrici del Vangelo alle famiglie. Tutti i papi ci hanno detto che i migliori annunciatori del Vangelo ai giovani sono i giovani, però non qualsiasi giovane, no? Abbiamo fatto l'esperienza all'ultima GMG, abbiamo portato tanti ragazzi alla GMG e ce li siamo riportati a casa, punto. Finita l'evangelizzazione dei giovani, perché la maggior parte di loro non ha un cammino di fede, quando quello era un incontro di fede. Terza struttura, forma che mi viene in mente, sulla quale secondo me ci sarebbe molto da lavorare, e qui c'è Don Francesco che già mi guarda brutto, è la Caritas. Perché noi purtroppo in Italia abbiamo fatto un'operazione meravigliosa, ci siamo inventati la Caritas, e poi invece di pensare che era una delle modalità anche strutturate di aiutare la comunità a crescere nella carità, gli abbiamo dato la delega della carità. Questa è vergognosa, eh? Cioè, noi abbiamo un quintale di cristiani che può andare alla messa e poi non muovere un dito, e tre pensionati acciaccati che passano ore e ore dentro una stanza a distribuire i pacchi. Forse la Caritas è qualcos'altro, ed è qualcos'altro, ma dovrebbe essere normale per tutti noi far parte della Caritas. Non c'è qualcuno che fa parte della Caritas e qualcuno che fa parte di... non so, cioè è una dimensione essenziale e fondamentale della vita cristiana. Quella era una struttura per aiutare a crescere la comunità cristiana nella carità. Poche e confuse risposte, Matteo, però credo che sia uno sguardo il tuo sul quale c'è da lavorare, perché sennò altrimenti il rischio è che chi un po' più cammina nella fede e desidera quindi vivere tutte quelle dimensioni, poi va a caccia di situazioni possibili. Faccio un esempio, no? Tu prima parlavi del gruppo biblico.
Spesso i gruppi biblici o di Lexio Divina che abbiamo provato a mettere nelle nostre comunità sono stati tanto faticosi, sono falliti, oppure ci sono i soliti impallinati che sanno tutto di Gesù, poi magari imparano la messa la domenica, però va bene. Ma guardate quante persone oggi che hanno una seria sensibilità e desiderio di vivere la parola, dove vanno? Nei monasteri, nelle comunità, negli eremi, nelle abbazie sperdute, perché magari in parrocchia non la trovano la parola. Quindi c'è bisogno di quelle strutture di cui dicevi. Leonardo, generare nuove comunità? Certo che se ciò che genera la comunità è la parola accolta da un cuore adulto, allora poi lì dentro ci sta tutto, ci stanno le famiglie, ci stanno i consacrati, ci stanno i giovani che crescono, ci sono tutte le realtà della comunità cristiana e nessuno è escluso, anzi, proprio perché la comunità si presenta aperta e accogliente e nel momento in cui c'ha più figure anche differenti che stanno crescendo nella fede, diventa accogliente per chi magari è vicino a quel tipo di figure, un po' il discorso che facevo con le famiglie prima, ma quando tu tocchi la questione per esempio dell'educazione alla fede dei figli, tu tocchi una dimensione, purtroppo una ferita aperta della nostra Chiesa, perché noi dal Concilio Vaticano II che ci diciamo che gli sposi per grazia del sacramento del matrimonio sono i primi maestri della fede dei figli, quando negli anni 70 arriva il documento base questa cosa viene ribadita, nella Familiaris Consortio è ribadita ancora di più, esce il catechismo per i bambini da 0 a 6 anni che dovrebbe essere affidato alle famiglie, che dovrebbero essere accompagnate per comprire quel tempo dal battesimo, no? E poi tutto il discorso della pastorale battesimale. Ma noi sappiamo che in Italia per più dell'80% quel pezzetto di pastorale non è stata mai costruita, proposta. Ci sono delle lodevoli eccezioni, ma sono eccezioni lodevoli. Di fatto i genitori arrivano col bambino a 7 anni e dicono: mio figlio deve fare la prima comunione. Dice: perché? Perché c'ha 7 anni. Io per me non gliela farei neanche fare, però la nonna insiste. Allora mandi qui la nonna, così parlo con la nonna. Cioè, però questa cosa non è cattivi, no, questo è, sono passati 50 anni e non possiamo, e invece continuiamo a farlo, non possiamo più dare per scontato la fede degli adulti, neanche di quelli che ci chiedono i sacramenti. Se volete fate la prova del 9, quando vengono a settembre a chiedere i sacramenti e voi cominciate il catechismo, tutte cose che voi la settimana dopo dite: domenica prossima ci sono i sacramenti, gli date i sacramenti, pensate che saranno tristissimi? Quando voi gli dite: ecco, per i sacramenti ci sarebbe un cammino di fede che prevede degli incontri settimanali e poi la messa la domenica, no, la domenica no, però la domenica no. Cioè pensate che nel catecumenato degli adulti, gli adulti che stanno in cammino e non hanno ancora ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, finita la liturgia della parola, solennemente con tanto di benedizione vengono congedati. Gli adulti. Per quanto ciò che si celebra
è qualcosa di estremamente importante e che nessuno può comprendere se non lo vive e non lo ha ricevuto. Se volete, c'è dietro il discorso dell'iniziazione, della mistagogia, o se volete un'altra chiave di lettura per chi ha studiato qualcosa di più, la lex orandi che illumina la lex credendi, che si traduce in lex vivendi. Tutte belle parole che ci diciamo sempre nella Chiesa, poi però bisogna comprendere che significa. Allora, se il cuore è la celebrazione del mistero, perché noi viviamo per grazia, il primato è dell'evangelizzazione. Basta con le domande. Bene, ci avviamo alla conclusione. Io non voglio fare domande, però mi preme esprimere una riflessione. Cioè, a me sembra che nel panorama italiano manca una riflessione, di cui un giorno potrebbe essere una riflessione che ci porterà a dire riguardante un'occasione mancata, cioè riguarda queste nuove comunità che devono poi generare la fede, una nuova modalità di evangelizzazione, eccetera, al di là di tutte le storture che ci sono state. Ma io penso che sia mancata una seria riflessione sul volto di Chiesa nel periodo della pandemia. E di questo ciò che ha significato, e attraverso questo evento triste, dolorosa, drammatica, eccetera, che cosa il Signore ci stava indicando? Perché erano nate delle cose, delle piccole esperienze belle, soprattutto nella questione familiare, non ci lamentiamo delle famiglie, ma delle preghiere, delle liturgie, delle modalità nuove in cui la liturgia illuminava la vita e la liturgia della vita illuminava la liturgia liturgica. Il problema è finita la pandemia, poi subito abbiamo chiuso anche noi questa esperienza, non abbiamo approfondito, non siamo andati dentro le esperienze che erano sorte, le esperienze belle, di cui oggi si parla, delle buone pratiche, eccetera, e siamo ritornati indietro subito. Subito. E la fretta era di fare le cresime, le comunioni, tutto il lavoro arretrato, eccetera, e quel germoglio di cui parla il Signore magari ce lo siamo dimenticati. Io penso che, ecco, la questione della pandemia, con tutti i risvolti negativi, sia anche la questione di un'occasione mancata per un rinnovamento, per dire qualcosa di nuovo, con parole nuove, pur sempre fondando nella sana dottrina, nel mistero del Signore, eccetera. Bene, adesso, prima di congedarci, credo che Don Emanuele ci dirà un po' il programma di domani mattina, così ci organizziamo mentalmente. Proprio un minuto per dirvi un po' gli orari di domattina. Come vedete anche dal programma, alle 7:15 là c'è la possibilità di fare colazione, dove abbiamo mangiato oggi, se non ricordo male. Alle 9:15 cominceremo qui sempre con una celebrazione della parola, ci aiuterà il cardinale Menichelli, l'arcivescovo emerito di Anconosimo. E come vedete non c'è da programma la messa, insomma, per tutti, ma per chi vuole alle 7:30, quindi orari comodi, possiamo, per chi vuole, celebrare in Basilica Santa Maria degli Angeli, se non ricordo male, in Porziuncola, perfetto. E dopodiché alle 9:45 cominceremo la giornata di domani, che è quella un po' più intensa per vari appuntamenti. Avremo due tavole rotonde molto, molto interessanti. Vi dico già da adesso la cosa importante, che domattina sarà decisiva per lavorare domani pomeriggio, e cioè tutto quello che domattina ci diremo in realtà sarà la base su cui mettere le mani un po' in concreto domani pomeriggio. Quindi arriviamo, insomma, pronti, ecco, a prepararci, insomma, a questa giornata. Non direi altro, penso che possiamo concludere. Sì, esatto, il pomeriggio poi vi diamo tutti gli orari bene, ovviamente al termine della mattinata. Domani ci raggiungeranno altri vescovi, anche marchigiani e dell'Umbria, e il cardinale Bassetti, che ci farà un saluto prima dell'inizio delle tavole rotonde.
chiediamo la benedizione a Don Luciano. Ci affidiamo alla preghiera di Maria e con Maria, come nel Cenacolo, in attesa dello Spirito. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, tutti ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte.